Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Ormai sapete cosa significa quando ho un elastico in mano. Significa che oggi vi svelerò un po' uno dei miei trucchetti per correggere un qualche difetto tecnico. Nello specifico, nel video di oggi vi spiegherò come provare a correggere la sculata, quella che è forse la mia più acerrima nemica quando seguo qualcuno online o dal vivo, perché è l'errore che si fa di più quando si fa squat, forse l'errore fondamentale, più della chiusura delle ginocchia, più dei talloni che si alzano, la sculata è l'errore più frequente. Quindi nel video di oggi, grazie al mio bel elastico, vi faccio vedere come provare a correggere questo difetto. E come sempre ne parliamo dopo la sigla. Prima cosa dobbiamo capire cos'è la sculata. La sculata non è altro che la salita anticipata del culo rispetto alle spalle, così come nello stacco. Si scula sia nello stacco che nello squat. Quindi io sto facendo squat, scendo e faccio questo. Quindi invece di salire dritto, salgo prima di culo e succede che l'alzata va un po' a farsi benedire, perché cambio totalmente quello che è il gioco forza dei vari muscoli. Lavoro prima di quadricipite, estendendo, tirando sul culo, quindi questo lo faccio di quadricipite, e poi vado a recuperare tutto di schiena. Quindi invece di far lavorare quadricipiti e glutei insieme, vado a far fare prima tutta uno e poi tutta l'altro, con il risultato che l'alzata non è proprio bellissima da vedere, non è neanche funzionale e soprattutto c'è il rischio di farsi male. Quindi come facciamo con questo bel elastico a correggere il problema? Vediamolo. Quello che dobbiamo fare è mettere i piedi sopra l'elastico e portare l'elastico sopra il nostro collo. Quindi da questa posizione abbiamo l'elastico che tira giù il nostro collo, guarda caso come il bilanciere tira giù il nostro collo. Quindi da questa posizione cosa dobbiamo sentire? Dobbiamo sentire che se spingiamo come facciamo di solito sculando, succede questo. Quindi io tolgo totalmente la tensione dall'elastico, perché vado a fare questo, cioè la tensione sull'elastico rimane uguale, perché ho solo allontanato il culo inclinando la schiena. La sensazione giusta invece è questa: io che spingo in alto contro l'elastico. Quindi se io imparo a fare questo, la sensazione è giusta e non sto sculando. Che cos'è alla fine che lo rende un trucchetto interessante? Il fatto che il bilanciere esercita sempre una pressione verso il basso. Quindi se io sculo, ho comunque addosso la tensione del carico, non mi accorgo della differenza. L'elastico invece, avendo una direzione specifica, cioè se io sculo, se allontano il culo, la tensione sull'elastico rimane uguale. Mi accorgo di stare sbagliando perché non percepisco l'aumento di tensione. Se io vado solo in là col culo, questo rimane più o meno teso alla stessa maniera, quindi mi accorgo di star facendo un movimento che non aumenta la tensione. Il movimento è giusto quando io spingo verso l'alto e sento la tensione aumentare, quindi mi accorgo, ho immediatamente un feedback che mi fa capire che sto facendo il movimento giusto, e questo è decisamente importante. Potete usare un elastico leggero, un elastico medio o, se siete proprio in caso disperato, un elastico pesante come quello arancione, quello rosso o persino quello nero. Spero che questo video possa aiutare tutti quelli che hanno problemi con la sculata a risolvere il loro problema. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, se avete magari anche degli esercizi in cui avete difficoltà e pensate possa esserci un qualche esercizio, magari me lo invento, per imparare a farlo, lasciatemi pure un commento e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.